Siamo consapevoli del fatto che incontriamo una squadra che giocherà la prima partita in casa, questo. Quindi saremo noi a inaugurare lo stadio. Ben venga, inauguriamolo pure perché sembra anche bello. Chiaramente mi aspetto un Cagliari che arriva da due partite dove per il 90% delle volte è difficile far punti perché incontrare Juve e Milan non è facile. E quindi cercherà di dare il massimo per poter far punti così come li vogliamo far noi. Ma intanto, come sempre, io fin dal primo giorno che sono qua mi fido ciecamente della mia società e quindi delle sue intuizioni nel portare a Crotone quei giocatori che servono e che rispettano certe caratteristiche e certi parametri. Chiaramente per noi l'obiettivo rimane quello di valorizzare i tanti giovani e conquistare possibilmente la salvezza. La squadra adesso al 31 agosto è completa, però ci sono chiaramente pochi giorni perché ad esempio Tumminello, che poi è stato impiegato in nazionale, così come lo stesso Aieti ed altri, non è che abbiano lavorato molto con noi, però fisicamente non li ho trovati troppo indietro e quindi vedremo se c'è la possibilità già di sfruttarne qualcuno. Ma il punto non sta neanche nel poterli sfruttare, perché, ripeto, in questo momento fisicamente potrebbero anche esserci, conta poi l'assemblamento e quindi la capacità che hanno di entrare nel gioco e soprattutto anche nelle palle inattive, perché molti di loro erano abituati a cose diverse, con noi devono farne delle altre e quindi vedremo. Chi è più pronto non ci penseremo due volte, io come sempre mando in campo quelli che mi sembrano più pronti. No, io sapete che non mi concentro su queste cose, la pausa per noi è sempre importante perché ci dà la possibilità di lavorare e di approfondire, di integrare i nuovi arrivati. Il problema è che nelle pause solitamente i giocatori non ci sono perché noi abbiamo diversi nazionali e faccio l'esempio di Aieti che ritorna dopo due partite titolare nazionale e non può essere impiegato perché magari, sai, le partite sono toste, quindi gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Nel caso di Aieti ha percepito una contusione importante, quindi molto probabilmente non lo avremo. Gli altri sono nella condizione di star fuori 4-5 giorni, quindi di fatto non è che si lavora tantissimo con la squadra al completo. Però noi continuiamo a lavorare perché ci fa bene, perché solo attraverso il lavoro riusciamo a raggiungere quello che vogliamo. Roden è andato in nazionale, ma sta riprendendo, quindi si è allenato con noi tutta la settimana, la seconda settimana, quindi non c'è problema per lui. Gli infortunati sono legati solo al discorso di Aieti che vi ho detto, a Tone perché non si sente ancora pronto e a Mariano Isco che sta completando, diciamo, oltre a Nalini, sta completando, diciamo, il recupero dalla caviglia. Io credo che il Cagliari abbia una sua filosofia definita, non peraltro, ripeto, non è la classica squadra che gioca con un centrocampo rombo, inizia e così finisce, spesso giocano con due giocatori sotto una prima punta. Hanno utilizzato anche la possibilità di giocare con un 4-4-1-1, con due ali che sono sulla falsariga magari delle nostre, non sono proprio ali, o almeno una delle due non lo è. E quindi nella sua imprevedibilità hanno già adottato diversi modi di stare in campo. Mi aspetto quel Cagliari lì, mi aspetto un Cagliari che in casa vorrà ben figurare, che ha grande capacità nel preparare l'azione e poi attaccarti alla profondità. È chiaro che non so se poi decideranno di impiegare subito Pavoletti o meno, di sicuro hanno preso un attaccante molto forte. Ma scommesso no, non lo so, nel senso che la nostra politica è chiara, noi lavoriamo con dei profili, come ci siamo detti molte volte, molti giovani da valorizzare, siamo una delle squadre più giovani in questo campionato e quindi laddove i molti giovani non riescono a sopperire con l'esperienza, chiedo loro di avere quella fame, quella dedizione al sacrificio, poi il resto secondo me verrà da sé. Noi siamo convinti di dargli un'identità chiara, per certi versi la stiamo già anche acquisendo, quindi con anticipo si tratterà poi di migliorare assolutamente nella gestione dei tempi, dei modi, degli inserimenti, nelle qualità tecniche, nella scelta dell'ultimo passaggio, nella compattezza, nella lettura di molte situazioni. È chiaro che noi siamo il Crotone, una realtà molto piccola, quindi non è che possiamo avere dei giocatori pronti, ce li dobbiamo costruire strada facendo. Ed è altrettanto chiaro, come è già ormai stato il messaggio più volte detto, che sarà ancora più difficile salvarsi dello scorso anno, ma non per questo io credo che sia meno interessante, anzi, dal mio punto di vista credo che sia il vero lavoro dell'allenatore, la capacità che hai di portare degli elementi che sulla carta sono arrivati e abbiamo completato la squadra il 31 agosto, sono arrivati due giovani che non hanno grandissime esperienze nel campionato, ma io sono convinto che possono avere quella fame, quella dedizione, quella voglia di emergere.
Il resto poi conterà nella squadra, nella capacità che avremo di fare gruppo, nel lavoro quotidiano che dimostreremo. Non cambia la nostra filosofia, la nostra politica. Siamo tutti consapevoli di questo. Noi e la società abbiamo un unico progetto che è quello di valorizzare i giovani, rilanciare quelli che hanno avuto poca continuità e conquistare una salvezza che sappiamo sarà ancora più difficile dello scorso anno, in dubbio. Bellissimo, anche perché noi abbiamo tre centrali destri e uno sinistro, quindi è più facile vederne due col piede destro che non due col piede sinistro dal momento che non ci sono, a meno che non si possa pensare che magari lo stesso Mandragora possa fare il centrale, ma noi abbiamo ormai due ruoli consolidati, abbiamo i cambi, nel caso di Simice che è appena arrivato dovrà velocemente integrarsi, avete visto comunque anche la crescita di Cabrera e dello stesso Aieti che erano abituati magari a difendere in maniera diversa. Contro il Verona, secondo me, hanno già fatto vedere grandi miglioramenti. Nel caso invece di Aieti che non c'è, comunque avremo tre centrali comunque. Ad oggi non c'è un problema numerico e questa è la cosa più importante. Il campo deciderà, secondo me, i titolari, perché noi non abbiamo sposato nessuno e ci interessa solo il bene del Crotone. È altrettanto chiaro che chi è appena arrivato comunque deve avere il tempo necessario di integrarsi alla squadra come è stato per gli altri. Io ritengo loro preparati fisicamente, non hanno svolto tutto il lavoro con noi, è possibile che vengano impiegati come è possibile che subentrino. Da oggi sono giocatori del Crotone, quindi sta a loro dedicare il tempo al lavoro per integrarsi il più velocemente possibile. Certo è che magari dal punto di vista fisico credo che sia Simic che Tumminello, ma anche lo stesso Pavlovic, non abbiano problemi incredibile da non essere chiamati in causa, quello che vi ho detto è quello che è nell'aspetto e nella conoscenza di come stiamo in campo noi e di tutto il resto. Ne avevamo parlato di questo, nel senso che l'anno scorso ci si riferiva a un imprinting mentale, quindi alla capacità di una squadra di percepirsi capace per il nuovo campionato e non avere quella sudditanza che spesso hanno tutte le neopromosse, perché è normale che sia così, non c'è la conoscenza del campionato che si va a fare, molte cose sono ingigantite, qualsiasi azione che un giocatore fa nel bene e nel male sembra qualcosa di straordinario, in realtà sono le stesse azioni, solo che tu devi avere la necessaria capacità di immaginarti in questo campionato, quindi ci vuole un po' di tempo. Quest'anno non c'è quel tipo di, ad eccezione magari per alcuni nuovi arrivati che sono molto giovani. Lo scopriremo, lo vedremo. Quest'anno non c'è quel timore di dire oddio dove vado a giocare, in che stadio gioco. Però ci vorrà il tempo necessario per i nuovi arrivati e per chi è arrivato anche da giugno di integrarsi in questa realtà. Ma io ho già visto sia dalla partita contro il Milan che contro il Verona, dove meritavamo ampiamente di raccogliere i 3 punti, un atteggiamento mentale diverso nella proposta sia di gioco, nella convinzione personale di partecipare a questo campionato. Questo è un passo in avanti, però quest'anno secondo me il campionato è ancora molto più difficile dello scorso anno.